camorra e contro la camorra dei colletti bianchi, che si insinua, che vorrebbe continuare ad avere rapporti con le istituzioni e con la politica, e che in questa città non ha e non avrà fin quando ci saremo noi. Poi c'è l'antimafia sociale di strada, questa qua, i ragazzi, le scuole, la gente, le associazioni, Libera, però c'è ancora tanta strada da fare, il cammino è lungo, ma le mafie saranno sconfitte. Bisogna lavorare soprattutto dal punto di vista educativo, culturale, scolastico, per far comprendere che la strada è quella dell'amore, della solidarietà, della vita, e che la violenza non porta da nessuna parte e che a violenza non si risponde con violenza. Questa ragazza aveva 10 anni quando ha assistito a una cosa tragicissima, e la forza che ha avuto dentro per riscattare quel male è quella che vediamo oggi. Grazie, grazie Alessandra. Fatele un applauso per questa donna eccezionale. Napoli dà un messaggio importantissimo, e essere qui a Gentanti non vuol dire un evento, vuol dire un lavoro silenzioso di 365 giorni all'anno, e quindi questo grande appello deve trasformarsi nelle prassi dei governi, nelle prassi della burocrazia, dei funzionari, del lavoro, del welfare. E ricordare per noi le vittime innocenti vuol dire educare e qualificare il nostro impegno oggi, perché se le senti anche sulla tua pancia, le pallottole che hanno tolto la vita a Giancarlo Siani, a mia mamma Silvia, a Lino Romano, e dico tre nomi ma potrei farne 900 purtroppo, allora non ce lo dobbiamo neanche più chiedere da che parte stare, ma sappiamo da che parte stare, e sappiamo che fare questa è la cosa giusta. È un dovere civile, perché noi dobbiamo tagliare la testa alla criminalità organizzata e alla corruzione collegata con essa, che è il suo ossigeno, attraverso le giovani generazioni, ma non perché loro un domani, nel futuro, devono cambiare questo paese, ma perché oggi gli adulti che hanno responsabilità, che hanno la possibilità di mettere in campo azioni potenti per porre la parola fine, e guardando questi occhi, che debbono scegliere di impegnarsi ancora di più, perché se le nostre città sono città oppresse dalla presenza della criminalità e del malaffare, non è né un fato né un destino, ma ci sono delle responsabilità. E quindi io, non domani ma oggi, anzi già tardi, ieri, assolutamente devo alzare un muro contro tutto ciò che può essere convenienza, malaffare, accumulazione del denaro a tutti i costi, perché se questo è il mio primo valore, allora tra me, anche se un colletto bianco e un camorrista che spara, non c'è tanta differenza. I familiari non vogliono pietà, ma solo giustizia e verità. Siamo qui a chiedere giustizia e verità per i familiari delle vittime. Sono 900 vittime in tutta Italia e il 75% non ha ancora verità e giustizia. Siamo qui per chiedere verità e giustizia, e siamo qui per provare a sanare questa ferita, perché quelle vittime sono le nostre vittime, non sono soltanto dei familiari. Oggi si ricorderanno anche le morti nel Mediterraneo, giusto? Oggi siamo di fronte al Mediterraneo perché vogliamo ricordarli, perché sono vittime innocenti anche loro, forse addirittura sono vittime innocenti della speranza. Siamo di fronte alla più grande fossa comune che la storia abbia mai visto. Questo non lo possiamo accettare. Se chiediamo verità e giustizia, lo facciamo anche per loro. C'è una partecipazione fortissima, è un sentimento che si esprime rispetto alle vittime ormai non solo innocenti, noi guardiamo anche a tutte le vittime che sono invece mirate dalla camorra, dalle mafie sostanzialmente, e sono assassinati per interrompere a volte processi di liberazione delle nostre terre. Per cui questa partecipazione di giovani, anche di meno giovani diciamo, aiuta le nostre terre finalmente ad avere un futuro. Speriamo che le nostre terre tornino ad essere bellissime e non più martoriate.
La testimonianza è una cosa importantissima, ha un valore simbolico fortissimo, è esposta molto nelle coscienze, nel modo di, nelle pratiche, nei pensieri. Quindi esserci, essere presenti è di importanza fondamentale, l'abbiamo visto in questi anni, perché in questi anni la consapevolezza delle persone rispetto alla mafia, alla camorra, alla criminalità organizzata è cambiata molto, ed è cambiata anche molto grazie a queste manifestazioni e alle testimonianze che noi a volte anche con fatica cerchiamo continuamente di fare, soprattutto nelle scuole con i ragazzi, è importantissimo. Vai Giada, vai.